Sono qua davanti a una scritta che per me è storica, perché quando ero bambino io venivo qua ed era superete e mi ricordo, non ricordo, che dicevo il posteggio per cani, e da questo momento sono disoccupato. Da questo momento ho timbrato il cartellino per l'ultima volta, domani metterò la firma, non sarò più un dipendente dell'Express, sono stato dipendente Super Sconto, di per di GS per 28 anni, 23 a Campetto, 2-3 a San Vincenzo, 2-3 qua, e in questo momento dico sinceramente non ho neanche rancore, mi viene quasi le lacrime perché sai, 28 anni non si buttano via così, cioè sono finiti, ma non c'era più verso perché la mia mentalità è cambiata, mi sono state fatte tante cose che io non ne potevo veramente più, perché magari sono stato uno sanguigno che non ha voluto collaborare su certe cose, e ma la voglio fare a piedi, voglio farmela questa ultima volta camminando, ricordando. Non voglio avere rancori, ho qualche lacrima, devo dire la verità, qualche lacrima ce l'ho, perché penso che è un po' come quando finisce un rapporto tra due persone, no? Un matrimonio, che nonostante magari ci si sia picchiati, nonostante magari si sia arrivati a liti, incomprensione e tutto, però poi gli attimi belli ci sono stati. E quindi in questo momento non ho rancore, poi tutto quello che verrà fuori, magari verrà fuori di me con gli anni, verrà fuori tante cose, mi sarebbe piaciuto scrivere un libro, ciao, sto salutando tutti i clienti, gli ex clienti, a questo punto sono come me, sono gente come me che andrà a comprare clienti. Non me la sento in questo momento di avere rancore, dico sinceramente, mi salgono tanti bei ricordi, il primo momento in cui sono entrato in mercato giù a Campetto e vidi il buon Corrado Carpi, il signor Macera Gaetano, che è stato il mio primo gestore, oppure il colloquio che feci col signor Covotta, il signor Angelo Covotta, gran dirigente secondo me. Certo, i ricordi sono molti, molti brutti, sono tanti anche brutti, ma poi magari riaffioreranno. Volevo scrivere un libro su questo, non tanto su quello che mi è capitato qua, ma un racconto biografico di una persona che a un certo punto poi prende e fa una decisione della sua vita, portato da un qualcosa che ha dentro, dal suo spirito guida, che attraverso alcune cose lo porta a fare un percorso che lo porterà poi a vivere su in campagna e a dedicarsi a quello che ama. Devo dire la verità, non sono partito, ero un ragazzino, un metallaro, poi avevo frequentato il buddismo, avevo conosciuto anche una persona che ai tempi avevo tra l'altro una fidanzatina con cui avevo iniziato la pratica del buddismo, e c'era anche una persona con cui in questi giorni proprio ho avuto invece ben poco piacere di ricordare, perché io perdono una volta, perdono due, ma noi poi tre, ma poi basta, e quella persona c'era in quell'attimo, mi ricordo che mi rasai i capelli, e neanche mia nonna, tra l'altro mia nonna si arrabbiò molto in quell'attimo perché vide me e la mia fidanzatina e se la prese quasi con la mia fidanzatina, ha detto ma con chi è quella lì? Poi gli arrivo davanti e dico nonna, sono Francesco, e lei mi ricordo che si era messa quasi a piangere. Il ricordo forse più triste veramente è quando uno di queste persone qua, quando uno di questi capi che si credeva di essere chissà chi, ma poi la vita gli è andata proprio tutta un po' a monte, matrimonio e tutto, e io l'ho tirate, mi stava proibendo di andare al funerale di mia nonna. Era morta mia nonna, io sapete che uno ha diritto a 3 giorni,
ero voluto andare a lavorare, ho detto vado a lavorare per le prime 2 ore, poi prende, vado, no, perché la nonna non è un parente, tu non puoi. Mi ricordo che dissi fai quello che vuoi, datemi pure una multa, una contestazione, licenziatemi, ma io voglio andare al funerale di mia nonna, e piansi tanto. Addirittura quando l'azienda lo seppe, poi mi ha chiesto scusa, mi avevano detto che mi avrebbero ridato le 2 ore di permesso, mai più ridate. Ma vabbè, questa sera non voglio avere rancore, sono disoccupato. Da questo momento punto la mia vita al futuro, al trasferimento che dovrebbe avvenire, insomma, verso la fine della prossima settimana, là nell'Ovadese, a fare il contadino. Vediamo un po' quello che sarà. Partirò dalle mie 3 piane e basta. Ho già parlato troppo, c'ho quasi le lacrime. Un rapporto, cioè un matrimonio, anche a volte finisce male, ma finisce con tanti ricordi e alcune lacrime. Ciao e grazie.